Il Comune di Prato ha consegnato i lavori per la realizzazione delle rampe di accesso al futuro viadotto sulla declassata, progetto scelto dall'amministrazione comunale per eliminare la strozzatura dell'arteria stradale all'altezza del quartiere Soccorso. Questione di giorni, probabilmente già questa settimana, la ditta che ha vinto l'appalto aprirà il cantiere. I lavori inizieranno nei pressi del sottopasso Nenni perché è considerato il punto più pericoloso del viale Leonardo da Vinci. Tra poche ore, dipenderà anche dalle condizioni meteo, i macchinari necessari alla realizzazione delle rampe arriveranno a Prato. Al più tardi, all'inizio della prossima settimana, inizieranno a essere utilizzati. Nel frattempo, il 27 febbraio scorso, la Giunta Cenni ha approvato la delibera con cui autorizza l'ufficio tecnico a procedere con la gara per l'affidamento dei lavori del viadotto. Il tempo necessario ad avere certezze sul finanziamento di 16 milioni concessi dal governo attraverso ANAS, spiega Lorenzo Frasconi, responsabile del procedimento, e potremo andare in gara.